L'avrebbero punito per un furto in appartamento sparandogli 3 colpi di una calibro 22, uno solo, andato a segno su un polpaccio. I carabinieri di Cassano e Altamura hanno arrestato il pregiudicato 32enne Piero Margheriti, il 25enne Michele Terlizzi e il 27enne Alessandro Di Cillo, entrambi già noti alle forze dell'ordine, con le accuse di tentato omicidio, lesioni aggravate e porto abusivo di arma da fuoco. La vittima, il 42enne Carlo Sardella, indagato in diversi procedimenti per reati contro il patrimonio, è stato ferito nel pomeriggio di ieri in vicolo Gentile nel centro storico di Cassano delle Murge. Dopo l'aggressione l'uomo ha collaborato con gli investigatori fornendo la descrizione dei 3 arrestati dopo poche ore. Secondo il suo racconto sarebbe stato invitato a uscire di casa e a seguirli nel vicolo. Dopo un'accesa discussione Di Cillo vicino al clan Stramaglia avrebbe sparato il primo colpo, quello andato a segno. Non soddisfatto delle risposte di Sardella su un furto in appartamento e la restituzione di orologi e computer che Sardella ha negato di aver rubato, Di Cillo avrebbe sparato ancora puntandogli anche la pistola alla testa. La vittima è riuscita a fuggire rifugiandosi nel suo appartamento. Poi si è fatto accompagnare da un passante all'ospedale Miulli di Acquaviva delle Fonti, dove è stato giudicato guaribile in 20 giorni. I carabinieri hanno rintracciato i presunti autori dell'agguato poco dopo mezzanotte a bordo di un'auto.